Da oggi le farmacie sono operative per l'esecuzione di test rapidi e sierologici non a Civitavecchia, dove molti esercizi commerciali hanno problemi logistici per l'esecuzione dei test. Porto bene comune completato in 10 anni, lo affermano i tecnici Padella e Moreno che con il Comitato Sole hanno messo in piedi il progetto per uno scalo cittadino a 0 emissioni. Che sarà della GTC, la società che si occupa della gestione delle gru nel porto e che ha in organico 16 dipendenti, le preoccupazioni espresse ieri dai sindacati fanno paura. La legge di bilancio sorride ai porti, vengono previsti sia la proroga che l'aumento dei fondi che il decreto rilancio aveva destinato alle autorità portuali e alle imprese di navigazione. Reduce dall'infortunio alla mano, Daniele Benedetti è pronto a tornare in acqua. Il windsurfista civitavecchiese si prepara per l'europeo RSX che si svolgerà in Portogallo. Bentrovati a questa nuova edizione del TRC Giornale. Salvo positivo per Civitavecchia nel nuovo report di Regione Lazio e ASL Roma sul Covid-19. 6 tutte asintomatiche le persone che hanno contratto il virus, tantissimi invece i guariti che oggi sono 28 e fanno scendere a 304 il numero totale delle persone attualmente contagiate. E intanto dovevano essere operative da oggi le farmacie per l'effettuazione dei test rapidi. Non sarà così. Sono tante infatti le problematiche a cui far fronte, come sentiamo nel nostro servizio. Facile in teoria, complicato nella pratica. Da oggi le farmacie dovrebbero essere operative per l'esecuzione dei test antigenici rapidi e i test sierologici. Questo quanto comunicato dall'unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, una situazione che però sembra di difficile attuazione nella realtà dei fatti. La teoria dei tamponi rapidi da effettuare direttamente nelle farmacie, il grido d'allarme del farmacista Andrea Baldini, non è applicabile nella pratica al momento. Il 90% degli esercizi non è pronto per tale eventualità per diversi motivi. Servirebbe infatti una doppia entrata, un percorso separato per chi appunto deve fare i tamponi e una per chi entra per acquistare altri prodotti. Per effettuare i test antigenici poi dovrebbe essere adibito uno spazio adatto solo per quell'utilizzo e soprattutto a Civitavecchia pochissime farmacie credo abbiano questa disponibilità. Una situazione non semplice da sbloccare con le ipotesi praticabili che potrebbero essere sostanzialmente due. Noi farmacisti, prosegue il dottor Baldini, stiamo ragionando su soluzioni alternative ma è complicato venirne a capo. Credo che la soluzione più semplice sia metterci a disposizione, a turno, dando una disponibilità oraria, per fare i tamponi al di fuori delle farmacie. Si potrebbero fare in una postazione già adibita all'uso, come il drive-in al Largo della Pace, o anche creando uno spazio ad hoc, sempre all'esterno. Più difficile invece appare l'altra ipotesi di effettuare i test rapidi negli orari di chiusura delle farmacie, ad esempio tra le 13 e le 16, perché poi servirebbe qualche ora per sanificare l'ambiente e riaprire al pubblico. Scende ancora il tasso di contagiosità nel territorio alla luce dei dati quotidiani forniti dal centro diagnostico Buonarroti. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti altri 233 tamponi rapidi per i quali sono state riscontrate 224 negatività e 9 positività che dovranno essere confermate con il test molecolare. Il totale delle positività è stato pari al 3,86%, sostanzialmente stabile rispetto al dato del giorno precedente che era stato del 3,33%, ma molto più basso di quello riscontrato nei giorni precedenti. Il numero complessivo di test effettuati è salito a 4.825 e le positività riscontrate sono finora 355, pari al 7,36%. La Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse dalla mattinata di domani e per le successive 24-30 ore. Si prevedono su Lazio e su Civitavecchia precipitazioni da sparse a diffuse e anche a carattere di rovescio o temporale.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Altresì, dal pomeriggio di domani si prevedono venti forti a burrasca con raffiche di burrasca forte dei quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il centro funzionale regionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali e allerta gialla per vento. Porto bene comune può essere completato in 10 anni, lo affermano i tecnici Franco Padella e Angelo Moreno, che al fianco del Comitato Sole hanno messo in piedi il progetto che prevede il completo utilizzo delle energie rinnovabili nello scalo cittadino, che diventerebbe a emissioni zero. È un treno che bisogna assolutamente prendere, spiegano gli scienziati, perché tutto il mondo sta andando in quella direzione. I due tecnici, ospiti della puntata di oggi di TRC Mattina Live, si augurano che il cambio al vertice dell'autorità portuale cittadina, con l'avvicendamento sempre più concreto tra Francesco Maria Di Maio e Pino Musolino, agevoli il proseguimento dell'iter che è già ad uno stato avanzato. Sentiamo. Immaginiamo un attimo il porto come potrebbe diventare il porto di Civitavecchia e soprattutto con quali tempistiche, insomma, si punta ad arrivare a questi passaggi. Allora, se nessuno si frappone, questo è un progetto che potrebbe, ovviamente, proprio forse neanche in Germania succederebbe, dal momento in cui si comincia al momento in cui si finisce potrebbe essere realizzato in 5 anni. Non è così, diciamo, la realtà è sempre diversa. Io direi che se dovessimo cominciare nel 2021, nel giro di 10 anni noi potremmo aver cambiato completamente il volto del porto di Civitavecchia. In che senso? Che potremmo intanto essere sicuri che tutte le attività del porto di Civitavecchia siano zero emissioni, compresa l'eventualità, che sembra non remota, che si Civitavecchia Orte e che quel treno potrebbe essere addirittura un treno elettrico a idrogeno, così come navette che collegano il porto con la stazione potrebbero essere idrogeno, e tutte le attività, comprese, diciamo, la fornitura di elettricità, la luce del porto, gli impianti, il riscaldamento, tutto potrebbe essere basato su rinnovabili prodotte sul posto. Oggi stiamo esattamente sull'orlo di un'altra rivoluzione. Questa rivoluzione è la rivoluzione dell'energia, è la rivoluzione che metterà in soffitta i fossili. Un grande produttore, British Petroleum, BP, ha deciso di dismettere ogni investimento fossile nuovo da qui in avanti. In Italia, molto piccola, ma non si sanno queste cose. La ERG vendeva le pompe del benzina. Sì, sì. Solo rinnovabile. Questa rivoluzione sta partendo, in alcune parti è partita, o ci saliamo sopra e crediamo in questa visione, o ci colonizzano. Non vogliamo entrare nella questione politica della nomina del presidente dell'autorità portuale, ma certo chiediamo al nuovo candidato alla presidenza, quale esso sia, di dichiarare subito le sue intenzioni sul percorso virtuoso intrapreso dai tecnici e dal nostro comitato, che è sostenuto dalla parte più attiva e consapevole della popolazione. Lo scrive in una nota il Comitato Sole, che si augura che un eventuale cambio di presidenza non vada a pregiudicare l'intensa collaborazione avviata dall'agosto scorso con l'autorità portuale a favore della partecipazione del porto di Civitavecchia al bando europeo Horizon 2020, ipotizzato come progetto pilota per la completa ambientalizzazione del porto. È onesto per noi, continua il Comitato Sole, riconoscere che Di Maio ha appoggiato il progetto per il quale sono stati ritrovati i giusti partner, l'appoggio di Snam ed Enel, e che nel caso di Civitavecchia risultasse vittoriosa porterebbe 17 milioni di euro ed aprirebbe la strada all'intera ambientalizzazione del porto. Segnali sempre più preoccupanti sul futuro della GTC, la società gestione Terminal Container, che ha in gestione il parco delle gru che si trovano nel porto di Civitavecchia. Ieri le organizzazioni sindacali hanno espresso tutta la loro preoccupazione per l'eventualità che la società possa essere posta in liquidazione per il rischio che corrono gli attuali 16 dipendenti. Vediamo.
Quale sarà il futuro della GTC, la società che si occupa della gestione dei mezzi meccanici verticali all'interno del porto e che ha nell'attuale organico 16 dipendenti? La domanda è d'obbligo alla luce delle grandi preoccupazioni espresse ieri dalle organizzazioni sindacali, le quali in una nota congiunta hanno chiesto un intervento diretto della presidenza dell'autorità portuale al fine di interessare della questione la regione e lo stesso governo. Le preoccupazioni dei sindacati sono aumentate negli ultimi giorni alla luce delle indiscrezioni circa una possibile messa in liquidazione della società, che viaggia da tempo con i pesanti passivi di gestione. Passivi, diretta conseguenza di una crisi dei traffici commerciali iniziata già all'inizio del decennio scorso e che non appare di facile soluzione, anche perché le merci alla rinfusa vengono sempre più sostituite dai containers e i materiali ferrosi, un tempo traffico leader a Civitavecchia, sono in crisi per la ridotta attività delle acciaierie ternane. Non è facile dunque far chiudere in pareggio i bilanci di un'azienda che vede assottigliarsi mese dopo mese le possibilità di operare e che deve comunque assicurare uno stipendio ai lavoratori. Quindi l'eventualità prospettata da qualcuno circa una possibile messa in liquidazione della società, costituita dopo l'entrata in vigore della legge 84-94 e al cui interno trovano spazio rappresentanti di diverse imprese portuali, appare più che probabile alla luce di una situazione finanziaria che difficilmente può essere risolta. Il problema, come peraltro evidenziato dalle organizzazioni sindacali, è quello rappresentato dai 16 dipendenti. Una delle ipotesi attualmente sul tappeto è quella di liquidare la GTC, andando poi a suddividere i dipendenti, gruisti e meccanici, tra le diverse imprese interessate, una delle quali sorta recentemente in connubio tra Interminal e la compagnia portuale, alle quali potrebbero poi essere date in affitto le gru verticali. Ci sono però dei problemi. Il primo, a quanto pare, è che non tutte le imprese portuali sono disponibili a praticare un'ipotesi del genere. Il secondo è che gli stipendi all'interno delle varie aziende del settore, nonostante l'esistenza di un contratto unico, sono comunque non omogenei. Insomma, la soluzione del puzzle, chiamato GTC, non appare assolutamente semplice. Sull'articolo relativo alla GTC interviene la CPC. È bene infatti rammentare a tutti che la compagnia portuale Civitavecchia è una cooperativa autorizzata a somministrare personale altamente qualificato per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ai sensi delle disposizioni normative di cui all'articolo 17,2 della legge 28 gennaio 1994 numero 84. Tale disposizione normativa specifica inoltre che la compagnia portuale Civitavecchiese non può esercitare direttamente o indirettamente le attività delle imprese di cui gli articoli 16 e 18 della medesima legge e che soprattutto le è precluso tassativamente detenere partecipazioni delle suddette imprese, ovvero essere detenuta dalle medesime. Aprendo con stupore la decisione della chiusura del deposito fiscale di Civitavecchia da parte della società spagnola Logista, lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle David Porrello, che afferma di aver immediatamente contattato gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per capire gli sviluppi futuri e le opzioni disponibili per scongiurare la chiusura a magazzino dei tabacchi e le conseguenze occupazionali e logistiche. Ringrazio il direttore Minenna, sottolinea Porrello, per la disponibilità a trovare una soluzione che vada incontro alle necessità dell'agenzia e di tutto il territorio che in queste ore si è attivato per non perdere un magazzino importante non solo per impiego diretto ma anche per l'indotto che genera e per il servizio che offre ai commercianti dell'intero comprensorio. Una vera pioggia di milioni di euro, quello che potrebbe cadere sulle attività portuali e marittime di Civitavecchia, stando a quanto previsto nella legge di bilancio del 2021, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri e approdata adesso al Parlamento per la ratifica definitiva. Previsti infatti numerosi ed importanti interventi per compensare i mancati introiti derivanti dall'emergenza coronavirus. La legge di bilancio per il 2021, che ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri, deve adesso passare al vaglio del Parlamento, dove potrebbe arrivare anche il clamoroso voto favorevole di Forza Italia, sorride alla portualità e alle attività marittime. Vengono infatti previsti sia la proroga che l'aumento dei fondi che il cosiddetto decreto rilancio aveva già destinato alle autorità portuali e alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone. Al riguardo viene previsto
previsto l'incremento delle risorse del fondo per ulteriori 68 milioni di euro, 63 dei quali per compensare le authority, anche parzialmente, dei mancati introiti dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei croceristi per effetto dei provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus e 5 dei quali a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno precedente. La nuova legge di bilancio prevede poi che le navi da crociera iscritte nel registro internazionale possano effettuare, fino al 30 aprile 2021, servizi di cabotaggio marittimo in deroga alla norma che esclude le navi iscritte al registro internazionale. Ciò sta a significare che l'attuale parziale traffico croceristico potrà continuare anche nel primo quadrimestre del prossimo anno. Per le imprese armatoriali di cabotaggio viene prevista l'esenzione degli oneri previdenziali e assistenziali. L'intervento è diretto a salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività croceristiche e di cabotaggio marittimo, nonché a consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del trasporto via mare locale e da e per le isole. Dovrebbe quindi essere salvaguardato il collegamento marittimo tra Civitavecchia ed Arbatax. Ulteriori 20 milioni di euro saranno destinati a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Infine sono previste misure di sostegno al settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, in considerazione dei danni subiti dallo stesso a causa dell'insorgenza dell'epidemia da Covid-19. Per questo si prevede l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Insomma, una serie di interventi che, se otterranno il via libera da parte del Parlamento, dovrebbero dare un certo respiro alle diverse attività portuali sconvolte in conseguenza del Covid-19. Assicurare al corpo docente a contatto con la popolazione scolastica una dotazione di sicurezza. Con questo obiettivo, questa mattina il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, e l'assessore Simona Galizia, accompagnati dal consigliere comunale Mirko Mecossi, si sono recati presso le sedi dei quattro istituti onnicomprensivi cittadini, dove sono state distribuite circa 1000 mascherine FFP2. Chiaramente si tratta di una dotazione che servirà per alcuni giorni, commenta l'assessore Galizia, ma la raccolta da parte del comune resta aperta su precisa indicazione del sindaco e in particolare il personale dell'assessorato alla scuola e al lavoro per reperire altri DPI da distribuire nelle scuole. Il sindaco Tedesco e la Lega con una mano governano CSP e con l'altra criticano il loro stesso operato. È il pensiero del Partito Democratico che sottolinea come la Lega, tramite un comunicato, abbia fatto notare un paradosso, ovvero la cassa integrazione per circa 60 dipendenti della municipalizzata a fronte della decisione di acquistare un immobile di circa 1000 metri quadri. L'assurdo, sottolinea il PD, è che i vertici della municipalizzata sono diretta emanazione del socio unico, dunque la stessa amministrazione comunale. Del destino dell'azienda non si sa nulla, l'unica certezza è l'aumento delle tariffe e i servizi della città a rischio, così come i posti di lavoro delle circa 400 unità e rispettive famiglie. Quanto potrà durare e dove porterà questo caos? E anche Italia Viva Civitavecchia sostiene l'appello dell'associazione Amici del Fondo Ranalli. Lo fa chiedendo all'amministrazione comunale di Civitavecchia, nella figura del sindaco Tedesco, di impegnarsi perché un'esperienza tanto significativa non debba finire accatastata in qualche magazzino, ma continui a rappresentare un importante riferimento per la cultura della nostra città.
A seguito dell'ordinanza del Comando di Polizia Municipale, domani dalle ore 8 alle ore 18, le linee A ed E del trasporto pubblico locale non percorreranno via Aurelia Nord da Porta Tarquinia allo svincolo Enel e viceversa. La linea A, che parte dal Porticciolo, seguirà il normale percorso fino a via 16 settembre, poi svolterà per via Bracenese Claudia e si metterà su nuova strada della Mediana in direzione Tarquinia. Proseguirà per via Angelo Molinari e alla seconda rotatoria svolterà per via Siligato e riprenderà per via Aurelia Nord fino a Borgata Aurelia. La linea A con partenza da Borgata Aurelia seguirà normale percorso fino allo svincolo per la rotatoria di via Vecchia Aurelia, dove da via Siligato ripercorrerà via Angelo Molinari fino allo svincolo di Bracianese Claudio, dove proseguirà fino a Porta Tarquinia per riprendere il normale percorso. La linea E effettuerà le stesse variazioni della linea A secondo le corse che da Porta Tarquinia proseguono per via Tirso o per via Tarquinia. In occasione della giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si celebra domani in tutto il mondo, l'UNICEF propone ai bambini e ragazzi di compiere un gesto simbolico utilizzando i social network. Ragazzi e bambini, spiegano dall'UNICEF, scrivete sulla vostra mascherina un messaggio, una parola, un simbolo che parli del vostro domani, di come vivete questa situazione sanitaria del Covid-19. L'UNICEF auspica che sia tantissimi messaggi postati dai ragazzi e bambini di tutta Italia che poi andranno pubblicati domani. E passiamo allo sport. La Lega Navale torna sulla scena internazionale. Domani partirà l'Europeo RSX che si svolgerà nelle acque di Vilamoura in Portogallo. Presenti Mattia Camboni e Daniele Benedetti che si daranno battaglie per la conquista del posto riservato all'Italia per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Dopo una lunga pausa, sia a causa dell'emergenza Covid che per un infortunio subito, il portacolori delle Fiamme Gialle tornerà alle gare e lo farà subito in un evento molto atteso da tempo. Ascoltiamo. Daniele Benedetti, si torna in acqua con gli europei, si va a Vilamoura in Portogallo. Cosa ti aspetti da questa avventura, anche considerando il fatto che sei stato alle prese con un infortunio nelle scorse settimane? Ciao a tutti, io ho ripreso giusto poco meno di un mese fa, quindi le aspettative sono quelle che sono. Anche se ho provato in acqua e le sensazioni erano molto buone, però naturalmente ho poche ore di allenamento, quindi adesso non sto lì a pensare già a quello che sarà il mio risultato finale, ma approccerò la gara giorno per giorno e dando il meglio che posso fare. E purtroppo è stata questa inconvenienza di mezzo e sono stato lontano dalle gare da febbraio, che è stato il mondiale in Australia, l'ultima gara che ho fatto, e fino adesso a novembre che sarà l'europeo. Quindi diciamo sì, potrebbe esserci una partenza lenta per te, cercando di capire quella che è anche la tua condizione e quella dei tuoi avversari, quindi poi dare tutto quanto il massimo nelle successive regate. Sì, può essere una strategia, o l'altra è partire a mille come è successo al mondiale del 2018, dove sono sempre stato infortunato, che ho iniziato il primo giorno mondiale vincendo le gare. Può essere tutto, dai, vediamo dal vento e quello che sarà la gara. Ecco, proprio di vento volevo parlare, perché ho dato un'occhiata un pochino al meteo in Portogallo, ovviamente ancora presto, però a quanto pare potrebbe esserci molto vento in Portogallo, così come a Civitavecchia in questi giorni, quindi può essere anche allenante in vista degli europei. Sì, potrebbe essere un buon punto questo, perché mi trovo molto a mio agio con vento, ma io non sono mai stato lì, quindi vedremo. È tutto nuovo lì, perché anche il mare è l'oceano, quindi è molto diverso dal mare nostro, che è il mare Mediterraneo, e vedremo cosa sarà la situazione. Continua la querela tra un nutrito gruppo di allenatori di eccellenza e promozione con a capo Paolo Caputo di Civitavecchia ed il presidente della LND Lazio Melchiorre Zarelli. Dopo la risposta di Zarelli, che rispediva emittenti gli attacchi sullo stop ai campionati, il gruppo di mister ha scritto una nuova lettera, questa firmata da ben 90 tecnici e non 37 come nella prima missiva. Siamo disponibili a prendere parte ad un nuovo tavolo
tecnico, si legge nella lettera, dove confrontarci sul futuro del calcio dilettantistico laziale. Continuiamo a chiedere una modifica dei protocolli riguardanti il Covid-19 sulla falsariga di quanto si sta facendo in Serie D con il sostegno degli organi federali nel pagamento dei tamponi per i gruppi di squadra. Avverrà a metà dicembre il debutto del Brescia di Marco Dellungo nella fase a girone di Champions League, che sarà articolata in diversi concentramenti e non nella classica fase con match di andata e ritorno, a causa dell'emergenza Covid-19. Il 15 dicembre il 7 di Sandro Bovo sarà nuovamente a Budapest per affrontare nell'ordine Dinamo Tbilisi, Ferencvaros e Barceloneta, poi si troverà in vasca dal 1 marzo al 5 marzo con addirittura 4 incontri. Chiusura dal 20 al 23 aprile con le 3 decisive sfide. Per quanto riguarda gli ultimi 2 concentramenti non è stata ancora stabilita la sede. Intanto sabato il Brescia giocherà, ma in campionato, con il primo match stagionale in casa contro la Roma. E termina qui il nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook e YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.